10 anni or sono, il vescovo Alberto pensò ad un'opera omnia che potesse raccogliere la storia di questa diocesi, non solo da quando venne costituita in tempi recenti, 127 anni fa, ma da quando ebbe vita sul territorio dell'attuale diocesi la comunità cattolica. Invitò tanti studiosi, ricercatori, appassionati di storia locale. Già nelle prime riunioni venne progettato uno schema dell'opera. Si divide in tre parti. Nel primo volume si ripercorrono le fasi cruciali dell'organizzazione pievana, la nascita di parrocchie e strutture monastiche, il consolidamento del vicariato foraneo di Chiavari e la storia nei secoli. Il secondo volume propone contributi di approfondimento. Nel terzo è pubblicato uno studio completo e del tutto originale, quale contributo per una lettura archeologica sulle prime architetture cristiane nel territorio da Moneglia a Portofino e su entroterra. L'opera è proposta non solo ai cultori di storia locale, ma a tutti coloro che amano la nostra terra e la nostra Chiesa, da chi è desideroso di conoscere il cammino compiuto, la nostra storia, nella quale si intrecciano fede e civiltà, perché queste sono le nostre radici e conoscerle dà sicurezza al nostro passo.